giornata può programmare la cottura e poi penserà il computer a dare i tempi della tempera, della cottura e della chiusura. Poi ci sono i forni quelli industriali che addirittura si poi entra addirittura il pezzo ancora umido per uscire cotto, questo diciamo per capire. Però l'artigianato artistico che si avvale ancora di forni generalmente diciamo elettrici, ma anche a cuffia in a gas, hanno questo tipo diciamo, di cottura così, viene diciamo, utilizzato questo tipo di lavoro. Sì. Questo è il gas, la bombola normale, con un bruciatore, però è il forno, ecco, possiamo dire che delle caratteristiche. Questo forno è fatto adesso con queste tecniche nuove, si chiama fibra ceramica. La fibra ceramica permette, al di là diciamo della, dell'incamerare, non come diciamo i refrattari che sono quei mattoni che vedete sopra. La fibra ceramica raggiunge la temperatura quasi diciamo in tempi molto più brevi, infatti c'è un risparmio notevole diciamo di cose. E mentre invece però nello stesso tempo come finisce la il combustibile, la temperatura scende in maniera proprio mentre invece il refrattario assorbe calore e lo mantiene. Vi faccio un esempio: noi all'interno abbiamo sì 900 gradi, però fuori è come se tocchiamo la pentola di cuociamo la pasta, gli spaghetti, ecco, alla stessa temperatura. Perciò, come ripeto, grande calore interno, ma poca espressione fuori. Infatti, come vedete, io posso avvicinare tranquillamente la mano e non avere diciamo, nessun problema di. Marco, le canagliette, non ci sono le canagliette, no? Sono tranquilli, là, credo, Ecco, Marino. Come ripeto, con un contributo per aiutare l'associazione potete costruirvi il vostro sassolino sotto le mani di un artigiano e designer esperto come Marco Vallesi, potete diciamo seguire e realizzare il vostro monile. Italiani, noi servizziamo dopo le cose. Basta.